Allora, ragazzi, oggi dedicheremo un po' del nostro tempo per comprendere come sono uscite Red Bull e Ferrari dal weekend di Suzuka. L'abbiamo ripetuto per tutta la settimana, il circuito giapponese offre grandi spunti, sono emerse delle criticità, sono emersi dei difetti, oggi parliamo essenzialmente di quelli. Voglio però, rispetto agli altri video, iniziare in maniera diversa e quindi, subito grafiche alla mano, giusto per ricordare che il team di Milton Keynes ha portato un primo vero pacchetto aggiornamenti che ha aiutato Red Bull a migliorare le sue performance in pista, ma Ferrari, nonostante non abbia portato a casa la vittoria, si è comportata bene. Nelle prime 4 gare, la prima vera differenza che è emersa tra la SF23 e la SF24 sono la competitività nelle curve a media velocità, ma anche un ritmo molto concreto, in particolare in Bahrain e a Suzuka, dove con Leclerc è emerso chiaramente come si gestiscono bene le gomme, con Carlos Sainz idem, forse è passato un po' in secondo piano, tanto però che quasi Red Bull sembra non abbia portato aggiornamenti. E dunque, nelle grafiche di oggi, che ho realizzato con tanto amore, ci tengo a precisarlo, ho raggruppato i primi 10 piloti cercando di capire qual è stato il loro ritmo, ovviamente contestualizzata alla strategia fatta, perché tutti quanti i piloti non sono entrati ai box allo stesso momento, non c'è stata una safety car che ha fatto sì che questa cosa avvenisse, nessuno ha montato la stessa gomma nello stesso istante, ci sono strategie diverse, metodi diversi di approccio alla gara e di conseguenza Leclerc ad esempio non lo puoi paragonare con Verstappen. Però tutti ci dicono delle informazioni e quindi lavoriamo in questo modo. Non nego che la media di tutti i tempi e la ricerca di questi mi è costata una bella fatica a livello di tempo, quindi mi raccomando, se vi va di supportare il canale iscrivetevi, che è il modo migliore per farlo, e trovate il podcast di Formula 2 in descrizione. Ringrazio chi lo farà, ma non perdiamoci in altre chiacchiere, partiamo con il video, partiamo direttamente dalla seconda partenza, quindi superiamo il crash Albon-Ricciardo. Se non sapete qual è la mia posizione riguardo l'incidente, trovate il video in alto nelle schede. Partiamo con la prima tabella, primo stint di gomme, primo andare da parte dei piloti. Ci verrebbe da dire, dando primo sguardo alla classifica, che in questo momento i valori sono nella norma, la classifica è più o meno nella norma. Il più veloce in pista è Max Verstappen, che mantiene un ritmo di circa un 1:37.548 medio, fatto in 16 giri, gomma gialla. Perez 15 giri, anche lui con gomma media. Norris invece media molto bassa sul 38.0, quasi simile a quella di Perez, se non fosse però che il pilota McLaren l'ha realizzata facendo 11 giri con questa gomma. Tasto dolente per quanto riguarda il focus sul nostro video, Sainz qui è a poco più di mezzo secondo da Max Verstappen, con Leclerc il gap addirittura in termini di passo è molto più grande. Però ricordiamo, come abbiamo detto all'inizio, lui è su strategia diversa. Lui con questo treno di gomme farà 26 giri. E anzi, forse dovremmo un attimo elogiare che con questa gomma lui riesce a mantenere un passo per cui rientra nei top 5. Vederlo qui, consapevole della gestione gomme che ha fatto, consapevole che le ha fatte durare quasi il doppio rispetto agli avversari, è tanta roba. Chi delude, paradossalmente, nel primo grafico sono i Mercedes e Piastri. Oscar molto diverso da Andrea Stella in questo periodo, ma che nei primi 4 weekend, possiamo dire che chiaramente le ha prese di santa ragione da Lando Norris. I due Mercedes pagano la scelta sbagliata di partire con gomma hard all'inizio della gara, soffrono in partenza, soffrono col ritmo e forse qui si castigano gran parte della gara. I due Aston Martin, bene ma non benissimo, peggio Stroll, meglio Alonso, ma di base Aston Martin sembra render meglio in qualifica piuttosto che in gara, e questo dato emerge ancora di più non tanto nel primo grafico ma quando passiamo al secondo. Dopo il primo stint con gomma rossa, che ha fatto vedere comunque un Fernando Alonso ok, è un Lance Stroll che la decima posizione la prende, si passa a una gomma media in cui Stroll non è pervenuto, Alonso si regge il passo però quel tanto che basta per entrare appena nella top 10. Rispostando però la nostra attenzione su Red Bull e Ferrari, Leclerc qui micidiale, ritmo davvero al top con una Ferrari che va scaricandosi, quando il carburante e il peso diminuisce sostiene un bel andare, gomma con cui effettuerà 27 giri e va un po' anche a dimostrare che la gomma bianca per questo weekend e con le temperature alte di Suzuka si comporta come la gomma media, come la gomma gialla, comportamento che va so anche un po' con Mercedes, però accuserà prima il degrado. Nessuno riesce a mantenere il ritmo di Charles Leclerc, una strategia simile a Monegasco la proverà Kevin Magnussen fallendo miseramente, però come abbiamo detto all'inizio non vale per il primo grafico, non vale neanche per il secondo. Leclerc lo puoi rapportare a Kevin Magnussen ma non puoi fare un paragone con Kevin Magnussen, e dunque teniamo un attimo i tempi da parte perché il dato interessante, il primo vero dato interessante, è quello di Carlos Sainz con Sergio Perez. Sainz che in questa fase della gara, sulla stessa strategia, quasi gli stessi giri e quasi le stesse gomme, perché volessimo essere pignoli, in quel momento Sainz sta girando con gomma usata, di pochissimi giri ma gomma usata, però gira negli stessi tempi di Sergio Perez. Max Verstappen con pista pulita ed è anche oggettivamente più bravo in gestione, fa dei tempi ancora
molto superiori rispetto alla Ferrari di Carlos Sainz, ma questo è già un primo momento dove la Ferrari la vai a mettere di fianco a Red Bull. E la cosa, col passare dei giri, poi va anche migliorando. All'ultimo stint di gomme, Carlos Sainz non solo raggiunge Max Verstappen, ma quasi si gioca il giro veloce. Tenterà un giro veloce in 1.33.8, girerà in 1.33.8, Max Verstappen lo fa in 1.33.7. Tant'è che Perez girava al massimo. Piccolissima parentesi, poi ritorniamo su Red Bull e Ferrari, qua si capisce anche perché Carlos Sainz e Charles Leclerc non erano davvero in lotta a Suzuka, perché Carlos Sainz gira 2 secondi più veloce, perché Leclerc è in gestione, gira in 1.35, 1.34 a fine gara, Sainz deve spingere perché ha una sosta in più e può permettersi più degrado, e i due non erano mai stati davvero in battaglia, al massimo il podio se lo dovevano contendere con Norris e con Piastri, e forse McLaren questo weekend qualche rimpianto ce l'ha. Mercedes che a questo punto stint 2 stint 3 rientra in un buon passo, ma con una strategia sbagliata e una V15 che non aiuta la causa, devono ringraziare soltanto McLaren che con le gomme non sono stati forse all'altezza delle aspettative. Non tanto Norris, con lui parliamo più di un errore nel farlo rientrare in contemporanea a Leclerc quando in realtà doveva spingere, ma con Oscar Piastri attualmente rispetto al compagno di squadra i passi parlano chiaro, è abbastanza più lento, non in tutte le circostanze, in questo contesto mezzo travagliato. Fernando Alonso saluta e ringrazia, a fatica riesce a mantenere un ritmo tale che comunque gli garantisce punti, ma ritornando ai due protagonisti, ritornando a Ferrari e Red Bull, io nel video post gara ho detto guardiamo il bicchiere mezzo pieno, confermo il riguardare il bicchiere mezzo pieno, perché nonostante delle difficoltà in determinati momenti della gara, nella parte iniziale in particolare, e delle criticità in qualifica, nel 2023 Max Verstappen vinceva con 19 secondi di vantaggio su Lando Norris, 43 su Charles Leclerc, quest'anno sono 20 su Carlos Sainz, 29 su McLaren, ma quest'anno con momenti in cui ti puoi sedere al tavolo per giocartela con Red Bull. Sainz che a fine della gara sembra quasi lanciato per riagganciare Perez, Leclerc che con una sola sosta ai box riesce a mantenere un passo nettamente migliore in alcuni momenti rispetto ai piloti che erano rientrati ai box e avevano cambiato gomme, che possiamo prendere come un buon segnale. Ovviamente, mentre vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina delle notifiche, non stiamo parlando di un divario colmato, perché attualmente questa SF24 accumula un ritardo di 3.8 decimi al giro rispetto a Red Bull, ma se questi 3 decimi riusciamo a farli diventare 2, il distacco da Max Verstappen non è più di 20 secondi ma è di 11, però vai a infilarti con entrambi i piloti, perché la Ferrari ha due grandi piloti attualmente prepotentemente tra Max Verstappen e Sergio Perez, ed è lì che io vado a riporre gran parte delle speranze. Non vinci il campionato piloti, non ho mai pensato in realtà che si potesse attaccare il campionato piloti, il costruttori dà questa possibilità, però il distacco di 3-4 decimi al giro che abbiamo visto in Bahrain, che abbiamo visto a Jeddah e che abbiamo visto al Melbourne, l'abbiamo visto anche a Suzuka, e in questa occasione la Red Bull ha portato degli aggiornamenti importanti, non ha portato solo un'ala dedicata. Se il distacco è rimasto questo e Ferrari riesce con un suo pacchetto aggiornamenti, probabilmente arriverà a Imola, e riesce a difendersi massimizzando Shanghai, massimizzando Miami, anche se Miami potrebbe rientrare nelle corde della SF24, poi c'è Monaco, Monaco può essere una tappa interessante, Imola, speriamo negli aggiornamenti. Ragazzi, incomincio un attimo a cambiare tutta la musica. Ovviamente deve andare tutto bene, deve essere tutto perfetto, gli aggiornamenti devono funzionare, deve anche esserci un imprevisto durante la stagione, l'abbiamo visto, con un out di Verstappen cambia tutto. Adesso la classifica quasi vede una Ferrari lì, quando in realtà attualmente la SF24 non può imporsi sul campionato. Però magari degli sviluppi corposi, l'entusiasmo eventuale che questo genererebbe, attenzione al clima teso in casa Red Bull, magari anche il mercato piloti può destabilizzare un po' l'ambiente. Non vedo una finestra così tanto chiusa. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, possiamo anche parlarne da vivo al Torino Comics, mi trovate il 12, il 13 e il 14 in fiera a Torino, trovate a schermo la mappa per come arrivare perché non ricordo dove si trova il padiglione. Podcast Formula 2 in descrizione, mi raccomando, ci tengo tanto, iscrivetevi al canale, io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, video bello tosto da Tonio, era tutto, passo e chiudo.